Buonasera, bentornati e benvenuti alla nostra rassegna stampa e buonasera e benvenuti anche ai nostri ospiti che sono in studio per commentare con noi le prime pagine dei quotidiani che troverete tra poco in edicola. Buonasera ad Alberto Castelvecchi, docente Buonasera. di comunicazione alla LUISS, e Enrico Paoli di Libero. Buonasera. Allora andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola domani. Le aperture sono quasi tutte sulla vittoria di Milano e Cortina alle Olimpiadi del 2026. Partiamo con il Mattino di Puglia e Basilicata, anche qui l'apertura è dedicata alle Olimpiadi del 2026. Olimpiadi, vince l'Italia Unita è il titolo. L'evento dei Giochi Olimpici a Milano Cortina, 20 anni dopo Torino, battuta la Svezia 47-34. Gioco di squadra tra Mattarella e Conte, Sala e Zaia, il sogno di tutto il paese. La notizia, vedete, riferita al titolo di apertura, è l'esultanza del sindaco di Milano Sala. L'Italia ce l'ha fatta ad avere nel 2026 le Olimpiadi invernali battendo la Svezia. Poi l'altra fotonotizia: niente immunità per ArcelorMittal, spieghi la CIG, cioè la cassa integrazione per 1.400 persone, scontro con Salvini sulla flat tax. Questa sera tutti da Conte per autonomia e autostrade, 5 stelle per Taranto, questo perché erano 5 i ministri del Movimento 5 Stelle oggi a Taranto insieme a Di Maio, e Di Maio che mobilita appunto 5 ministri per rilanciare il patto con la città tradita, 700 milioni sul tavolo e tutela ambientale. Questa è la prima pagina del Mattino. Dimostriamo che quando sappiamo fare questa cosa, cioè mettere in continuità tutta una serie di assi produttivi privati, politici, la capacità di gestione degli enti locali che in tutto l'asse Lombardo-Veneto ha diverse eccellenze. Insomma, a me ha fatto molto piacere vedere un sindaco come Sala, che in fondo si è anche intestato una parte importante del successo dell'Expo di Milano, con il governatore del Veneto, con Giorgetti, che è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con il presidente Malagò per il CONI. Insomma, obiettivamente non è una prova generale di inciucio, come ha detto alcune lingue malevole, è semplicemente la capacità di mostrare quello che sappiamo fare quando parliamo, in maniera pacata e autorevole. E c'è anche da dire che obiettivamente c'erano già delle infrastrutture pronte. Questo dimostra che quando si investe, per esempio, Milano ha cambiato volto grazie all'Expo, e questo nessuno lo può negare. E questo fatto di aver creato le infrastrutture crea le premesse per altri investimenti, quindi in qualche modo è una serenata a favore delle grandi opere, quando le grandi opere però producono qualcosa di concreto per un territorio. Dimostra forse che l'Italia in Europa ha ancora un peso e in questo momento è importante. Questo è il punto di caduta di tutto il ragionamento. Quanto contiamo ancora in Europa e che posizione abbiamo in questo momento? Io credo che l'operazione Olimpiadi sia particolarmente importante. Insomma, è il momento questo di gioire, però poi domani bisogna cominciare a lavorare, a rimboccarsi le maniche. Ma in qualche modo c'è l'ombra delle post-elezioni europee anche su questi sassolini che, come dici tu, escono dalle scarpe. Perché? Perché è chiaro che sono cambiati gli equilibri di potere, no? In qualche modo Salvini deve anche rispettare il mandato della sua base elettorale, che è una base elettorale nordista, produttiva, industriale. E come ricordiamo, il presidente Malagò si trovò a fare una brutta anticamera, con il sindaco Raggi da poco eletto, che lo tenne in attesa quando era andato a presentargli le argomentazioni per le vie di Roma. E ricordiamo tutti le immagini del sindaco Raggi che era in trattoria con i suoi collaboratori mentre Malagò fece più di un'ora di anticamera e alla fine si dovette andare. Insomma, fu un brutto episodio che ha lasciato il segno tra il CONI, devo dire egregiamente diretto da Malagò. Ecco, vorrei veramente spezzare una lancia a favore di questa figura, perché spesso di Malagò si disse, ma si scrive tanto del presidente Malagò, è l'ex golden boy delle sere romane, un imprenditore di automobili. Invece si è messo veramente in tutti questi lunghi, lunghi anni al servizio del paese e della sua immagine. E secondo me anche una sua vittoria personale, essere riuscito a mettere insieme un arco così importante di forze. E certo, i 5 Stelle a suo tempo si opposero alle Olimpiadi a Roma dicendo che sarebbe stata un'immensa colata di cemento. Di Taranto con ArcelorMittal, lo vediamo dalla prima pagina del Mattino di Puglia e Basilicata. Vediamo questa fotonotizia: 5 stelle per Taranto. Di Maio mobilita 5 ministri per rilanciare il patto con la città tradita, 700 milioni sul tavolo e tutela ambientale, scontro con Salvini sulla flat tax. Questa sera tutti da Conte per autonomia e autostrada, niente immunità per Arcelor, spieghi la cassa integrazione per 1.400 lavoratori dell'Ilva.
Una battuta a testa su questa questione, anche per chiarire, professore, l'immunità è una questione non di poco conto, anzi. Sì, perché sostanzialmente sarebbe una specie di appunto passaporto per andare contro la gestione anche del commissario straordinario dell'Ilva per disastro ambientale, penso, per incolparli di tutte le leucemie e cancri, che obiettivamente sono un tema molto importante. È curioso anche in questo caso l'identità plurale delle 5 Stelle. Prima volevano fare di Taranto un grande parco giochi e dismettere l'Ilva, attualmente si sono accorti che l'Italia forse è bene che lo faccia l'acciaio, ma lo faccia in maniera più sostenibile, quindi hanno fatto marcia indietro, e Di Maio sta cercando in qualche modo di fare quello che fece Calenda a suo tempo, cioè stare su certi dossier industriali. Solo che per stare su certi dossier industriali bisogna dare garanzie e insomma attualmente ho l'impressione che il dialogo con la città si presenti difficile. Sì, dobbiamo veramente chiudere, Enrico Paoli, una... Sì, anche perché su Taranto e 5 Stelle si giocano, se non tutto, quasi. Vista l'ora posso anche dirla, giocare con le supercazzole modello amici miei, Di Maio credo a Taranto non faccia più una bella figura. La rivolta nella volta precedente, questa volta i comitati erano sotto ad aspettarli, è andato con tutti i ministri, con tutta la rappresentanza, è chiaro che investe tutto il suo peso, ma è un peso particolare, perché giocare su questa questione della immunità è a questo punto è un gioco molto pericoloso, perché rischiamo veramente di far scappare gli investitori, che sono sempre meno. Pensiamo ai lavoratori, anche 1500 persone in cassa integrazione, appunto. Insomma, questo il ministro l'ha chiesto però ad ArcelorMittal. Grazie Enrico Paoli di Libero per essere stato con noi, grazie ad Alberto Castelvecchi, grazie, docente di comunicazione alla LUISS, grazie a voi per averci seguito, ed ora linea alla regia.